Disegnare il naso e la bocca in stile manga è davvero molto facile. Con poche semplici linee si possono ottenere tipi di bocca e naso del tutto diversi, pur essendo comunque stile manga. La realtà invece è decisamente diversa. Ognuno di noi ha fisionomie differenti e disegnare naso e bocca rimane un procedimento complesso rispetto a quello più semplificato del genere manga, soprattutto per la ricchezza dei dettagli e delle particolarità presenti in quello realistico. Prima allora di comprendere la semplicità del disegno manga per disegnare naso e bocca, proviamo a capire come realizzare questi due elementi del viso secondo un genere più realistico. Ciò può esserci comunque utile qualora volessimo dare ai nostri personaggi un tocco più vicino alla realtà per creare sempre nuove, diverse e originali soluzioni. Come possiamo vedere, il disegno realistico richiede più tempo. È un costante gioco di luci e ombre che risaltano le curve, i dettagli e i particolari. L'abilità che serve è quella di saper giocare con le diverse sfumature per rendere la tridimensionalità e la forma di ciò che si disegna. Tale abilità dipende sicuramente da una spiccata abitudine ad osservare la realtà che ci circonda, esercizio che non va mai trascurato da un disegnatore, che deve unirlo al costante impegno.